Una Toyota Yaris. Allora, è arrivata una segnalazione di un'auto in fiamme. Se qualcuno conosce il proprietario, DZ867GE, anche se ormai è troppo tardi, purtroppo la macchina ha preso completamente fuoco sotto una palazzina. Stanno aspettando i vigili del fuoco. Se qualcuno conosce il proprietario di quest'auto, lo avvisi subito. DZ867GE. Anche se è troppo tardi ormai, la macchina ha già preso fuoco, però la situazione è questa. Ha preso fuoco dalla parte anteriore. Che via è questa, Giuseppe? Ah, via Settembrini, sì, è vero. Stanno arrivando i vigili del fuoco. Domodossola Zorro 867G di Genova e di Empoli. Sento in lontananza i vigili del fuoco che stanno arrivando. Per fortuna il vento tira leggermente dall'altro lato della palazzina, anche se i danni ci sono al muro e al portone d'ingresso. Potrebbe anche essere autocombustione, ragazzi. Succede, ecco, sentite gli scoppi, gli pneumatici. Qua, scoppiato qualcos'altro. Adesso mi allontano perché guardate gli scoppi, continua a scoppiare, spero che non sia gas. Adesso mi allontano un po' perché comincia a diventare rischioso, è arrivato vicino al serbatoio. E adesso sta arrivando al serbatoio pure. Togliete queste macchine di chi sono? Questo di questo qua, di Se avete le macchine qua parcheggiate, venite a spostarle subito, ragazzi, perché comunque via Settembrini, sentivo le sirene dei vigili del fuoco fino a poco fa. Ecco qua, continuano gli scoppi. Spero che non prenda fuoco anche l'appartamento e il garage che c'è sotto lì.
Però ma l'ho sentito i vigili del fuoco con la sirena. Ho sentito la sirena poco fa. Stavano arrivando, li sentivo, ho sentito la sirena pochi istanti fa, però adesso non la sento più, avranno sbagliato strada, non lo so. Stanno facendo il giro, anche se ormai la macchina è completamente bruciata, più che altro è il rischio per quei garage che sono lì e la casa sopra. No, sono a debita distanza dietro un muretto. Luigi, hai provato a richiamarli per caso? Ma si sentiva la sirena fino a pochissimo fa. Guardate gli scoppi. No, sto a riparo dietro il muro, non ti preoccupare. Sì, si sentiva la sirena fino a pochi istanti fa, poi si è persa, non so. Intanto la puzza di fumo sta andando verso il paese. Ma da quanto esattamente li avete chiamati? Ah, stanno arrivando di là, stanno arrivando, dimmi di salire. Stanno arrivando da via Settembrini, la parte stretta. Che sta prendendo fuoco il garage adesso. Sta prendendo fuoco anche il portone del garage adesso, perché per il calore è enorme. Sono arrivato da via Settembrini, dalla via stretta. Sicuramente saranno andati fuori
perché guardate, le fiamme stanno divorando anche il garage adesso, il portone del garage. Speriamo che non ci sia del materiale infiammabile all'interno e speriamo che non prendano fuoco le tende sopra l'appartamento. Stanno arrivando, ma stanno arrivando dalla via Stretta, spero che non restino bloccati in via Settembrini. Sono bloccati su via Settembrini i vigili del fuoco, purtroppo. In questi casi anche le indicazioni precise è importante. Sono bloccati in via Settembrini i vigili del fuoco, non riescono a salire perché ci sono le macchine di mezzo. Intanto stanno esplodendo i vetri, non so se sono dell'appartamento di sopra o dell'altro, ma la macchina ormai è completamente divorata. Il problema è, eccoli, arrivano. No, hanno azionato le sirene per cercare di far spostare le macchine, ma sono in pratica bloccati su via Settembrini. Sì, ho visto adesso. Sono bloccati su via Settembrini. Speriamo solo che non prenda fuoco anche il garage di sotto, perché non so se riuscite a vedere, il cancello ha preso fuoco. Spero che non ci sia materiale infiammabile all'interno. Niente, non riescono ad arrivare, stanno fermi lì giù, sono bloccati lì, vedete? E purtroppo anche nel caso in cui si danno le indicazioni ai vigili, bisogna darle in un certo modo per aiutarli a farli arrivare. Perché dire via Settembrini è... poi lì ti ritrovi a farli incastrare dentro il traffico. Intanto il fumo, vedete? Fumo nerissimo. Continuano gli scoppi, ma ormai è tutto pneumatici, serbatoio, benzina. Spero veramente, la parte di sopra dell'appartamento si sta annerendo tutta adesso, spero solamente che il calore forte non faccia prendere fuoco agli infissi, alle tende e anche all'appartamento stesso. E spero che in quel garage non ci sia nulla di infiammabile, perché il calore lì è incredibile, già di qua a distanza di... una trentina di metri si sente un calore enorme. Niente, sono ancora bloccati i vigili del fuoco. Sono ancora bloccati su via Settembrini. Purtroppo questi sono inconvenienti che accadono. E ecco, sta prendendo fuoco sopra l'appartamento, la tenda dell'appartamento, credo, o degli infissi.
sta prendendo fuoco sopra anche la parte dell'appartamento, lo vedo chiaramente, non so se voi riuscite a vederlo. Adesso stanno arrivando i vigili del fuoco, stanno arrivando a piedi alcuni, sono riusciti a passare per fortuna. Intanto sta prendendo fuoco la parte di sopra dell'appartamento. Non so se riuscite a vedere la fiamma in mezzo, ecco. Sì, sta bruciando anche sopra. Sta prendendo fuoco anche sopra l'appartamento, eh! Caposquadra, anche sopra sta prendendo fuoco! È difficile vederlo in mezzo al fumo, poi c'hanno i caschi. Ragazzi, per piacere, non dite fesserie. I vigili del fuoco in questi giorni hanno cominciato la Via Crucis con tutte le sterpaglie che stanno bruciando in giro in tutta la provincia. Non dite fesserie. No, falli lavorare. No. L'importante è che hanno salvato l'appartamento. Almeno non ha preso fuoco tutto il resto. Guardate il pericolo che corrono sempre questi uomini, altro che le chiacchiere. Loro sputano acqua, le fiamme divampano ancora più forte. Altro che dormono. Non fanno in tempo manco a mettersi le maschere di ossigeno per intervenire e per salvare le persone. Non vi permettete neanche minimamente di dire fesserie. Nonostante l'acqua, comunque continuano ancora le fiamme a divampare da sotto il cofano della macchina. E il rischio di un'esplosione è sempre dietro l'angolo, come quel ragazzo che è morto a Taranto l'altro giorno per un'esplosione di un furgone. Ok, le fiamme adesso sono domate, per fortuna, lo vedete dal fumo bianco, qui si è assiepata un sacco di gente. La puzza di acre è incredibile, la puzza di acre di plastica bruciata è enorme. Va bene ragazzi, niente, per fortuna hanno spento prima che si propagasse, si era già propagata la parte superiore del balcone, per fortuna è andato tutto bene.
il danno alla macchina, però perlomeno. Beh, che dire? Niente. Bene comandata, poteva andare molto peggio, soprattutto per chi abita sopra. Le auto continuano ancora le fiamme, guardate, ha ripreso. Ogni tanto riprendono a divampare le fiamme. Purtroppo le auto a volte succede che prendano fuoco per autocombustione. Basta un filo scorticato della massa, che una piccola scintilla, e succede spesso, molto molto spesso mi è capitato di vedere auto che inspiegabilmente prendono fuoco. Può essere anche un lavoro fatto male per un montaggio di uno stereo, per qualsiasi cosa, ma basta un filo scorticato che tocchi sulla carrozzeria e succede. Beh, è stato definitivamente spento, per fortuna. E ancora una volta il plauso a questi ragazzi che sempre, sempre mettono a rischio la loro vita per salvare quella degli altri. Non dimenticatelo mai, mai. Va bene ragazzi, le fiamme sono domate e niente, meno male com'è andata, lo dico ancora una volta, perché poteva prendere fuoco il garage sotto, l'appartamento sopra e parlavamo di un'altra storia. Ciao a tutti, buona serata. Sì, stavano tutti bene, per fortuna hanno evacuato subito l'appartamento, quindi tutto a posto. Grazie a Dio, non si è fatto male nessuno.